Nel mondo astrale, le forme pensiero costituiscono una realtà parallela a quella del piano fisico, nella quale possono scatenare onde di energia che influenzano in modo determinante la nostra vita. Laddove esistano gruppi, famiglie, clan, confraternite e consorterie animate da intenzioni e scopi comuni, le energie pensiero si sommano, moltiplicando la loro efficacia e si coagulano assumendo l'aspetto di una o più guide, denominate egregori, che ne coordinano e indirizzano l'attività. Circa le entità egregori, è da notare come ogni nazione, città, paese e località abbia generalmente un proprio santo patrono o protettore. Questo concetto di nume tutelare si può far risalire agli antichi daimani, ai vari genius loci e ai sacri lari familiari. Quanto sopra dimostra quali e quante interconnessioni esistano fra il piano fisico e quello astrale, collegato a sua volta con quello mentale. Essendo le immagini astrali plasmate dai desideri e dalla volontà di coloro i quali soggiornano in quel piano o ne sono ospiti temporanei, è da ricordare che esse sono del tutto effimere e soggettive, anche se condivise da più individui. Le superstizioni più comuni e radicate, che hanno quasi tutte carattere propiziatorio, poiché mirano ad attrarre gli eventi desiderati e a scongiurare quelli nefasti, sono anch'esse animate da altrettanto forme pensiero. Si deve però tenere presente che a volte la paura di certi eventi che si vorrebbero esorcizzare potrebbe, al contrario, innescare le relative energie provocando proprio gli effetti temuti. Altre forme pensiero presiedono a tutte quelle scelte ed azioni che hanno a che fare con gli aspetti negativi dell'esistenza umana, come rituali magici, fatture, malefici e magia nera, che mirano alla coartazione della volontà altrui, soprattutto di persone fragili e psichicamente indifese. Le cattive abitudini, gli eccessi, i vizi e soprattutto le dipendenze, in particolare quelle da alcol, droghe, sesso, cibo e più recentemente dal gioco d'azzardo, ludopatie, hanno anch'esse le loro radici nel mondo delle forme pensiero e dilagano per contagio psichico, con effetti deleteri e conseguenze spesso irreparabili, poiché dominano l'individuo fino a renderlo schiavo.